Grazie alla cooperativa Montemeana stiamo visitando questa grotta, la grotta appunto Izzuddas, nel nostro territorio. Peraltro la cooperativa Montemeana, oltre a curare la gestione della grotta, cura anche poi l'aspetto della ristorazione che è collegato. Grazie della domanda, perché mi mette nella condizione di poter ringraziare loro per questa possibilità, ringraziare anche voi della visita di oggi e della degustazione, eccetera, e questo piccolo intermezzo così di relax, e mi permette nel contempo anche di ringraziare tutte le persone che fanno ristorazione in questa zona e che con tutte Cantina Sant'Adi collabora, perché abbiamo a che fare con tanti ospiti, quindi è probabile trovarsi a pranzo o a cena e dover, come dire, una volta essere qua alle Grotte Izzuddas al ristorante, piuttosto che al vicino agriturismo La Grotta del Tesoro, oppure i due ristoranti che stanno nel paese. È un percorso integrato, e Cibus. È un percorso integrato, è un percorso che a noi della cantina, che come ci dice, ci mette in una condizione, insomma, di essere piuttosto conosciuti. Ecco, è evidente che poi l'ospite magari ci chiede qualche informazione su dove andare, su cosa visitare, e per noi è fondamentale, davvero fondamentale, poter rappresentare tutti questi, diciamo, queste attività che sono intorno a noi e che devono, come dire, essere anche loro conosciute, perché tra l'altro tutte fanno delle ricette tipiche del territorio che, guarda caso, anche in questo caso aiutano e, come dire, irrobustiscono quello che... Allora, ipotizzando un percorso enogastronomico, culturale, quindi un percorso integrato, da Cagliari arrivare in questo territorio, cosa ci faresti vedere? Bene, allora partiamo da Cagliari, percorriamo la pedemontana, appena iniziano le curve, subito dopo il castello de Sacquavirida, ci facciamo una passeggiatina nella foresta Pantaleo, poi proseguiamo e troviamo la miniera Rosas, dopodiché arriviamo nella zona più importante di Sant'Adi per quanto riguarda il ritrovamento, che è Panilloriga, ci fermiamo qui alle Grotte Izzuddas e la prossima volta la visiteremo tutta, va bene? Beh, i piatti, dici due o tre piatti particolari. Beh, allora, qui al ristorante di Grotte Izzuddas sicuramente abbiamo due primi importanti, che sono i zapueddus, che fanno assaggiare spesso e volentieri, e per quanto riguarda un secondo, per esempio, la carne di pecora o di capra in tegame in rosso, che è squisita. E naturalmente vino a fiume. E poi la giusta quantità del vino buono in allegria con amici. Abbiamo portato, ho portato un carissimo amico sardo, noi in Sicilia lo chiamiamo il Segugio Sardo, proprio per la sua abilità nel degustare i vini, che è Angelo Concas, presidente dell'associazione, prima di tutto è il direttore che si occupa un po' del turismo enogastronomico della FIGET, che è l'associazione nazionale che si occupano di turismo, ma fanno parte anche scrittori, blogger, diciamo, ci occupiamo di turismo in quell'ambito, ma è anche presidente dell'Accademia Enogastronomica, quindi internazionale, Epule, e quindi chi meglio di lui poteva accompagnarci in questa degustazione, Massimo? Sì, è vero, Angelo Concas è persona conosciutissima da diverso tempo nel nostro mondo, è persona sicuramente preziosa per quanto riguarda ciò che fa in questi ambiti che tu hai detto, e, come dire, anche entrando nel merito del nostro mondo specifico, quello del vino, persona particolarmente attenta, come tanti altri professionisti come lui, che sanno bene che quando stai degustando un vino, stai degustando un vino che dietro ha un'azienda, quindi l'attenzione e la delicatezza
che ci vuole nel fare questo tipo di operazioni, di attività. Bene, allora lo chiamiamo, ci accomodiamo e facciamo questa degustazione. Iniziamo la nostra degustazione col Segugio Sardo. Col Segugio Sardo. Allora proseguiamo con la nostra degustazione, passiamo ora al Terre Brune 2016, che è l'annata corrente. Abbiamo iniziato questo percorso nella degustazione con i due calici e proseguiamo. Ci dà questi spunti, no? Su certo, cui riflettere. Spunti per riflettere, messaggi che mandiamo al consumatore, che è importante. E al ristoratore, non tutti, perché la ristorazione oggi è sempre più attenta, ma purtroppo abbiamo ancora ristoratori che sono capaci di darti un Terre Brune in un bicchiere non adatto. E quindi un messaggio per questi ristoratori: date i bicchieri giusti, che è importante, perché c'è tanto lavoro, c'è tanta storia dentro un bicchiere di vino, che se tu però mi dai un Terre Brune in questo bicchiere, certo, mi stai facendo tanto male. Fai male a me, fai male alla cantina, fai male al vino, esatto. E magari critichi anche il vino dopo. Sì. Quindi un messaggio ai ristoratori. Che anno è questo? 2016. Questo è 2016, è entrato in commercio pochi mesi fa, sì. Questo giusto, ricordo bene. Mario, non ti voglio dire che era l'alcol di questo vino. Lo assaggi e poi facciamo un quiz, provi a indovinare. Allora lo sentiamo. No, ma lo sentiamo subito. L'odore si evidenzia buon composto, nel senso di un equilibrio fantastico. Incredibile. Maturo, abbastanza maturo. Allora, in un vino di questa tipologia c'è un modo per accelerare l'ossigenazione. La cosa che mi è piaciuto vedere l'altro giorno in un filmato del concorso mondiale di Bruxelles è che molti colleghi appunto facevano l'ossigenazione, ma questi colleghi venivano da una tradizione, perché tu sai che secondo dove ci troviamo in Australia, se noi andiamo in Australia e degustiamo il vino loro facendo così, lo stiamo rovinando, perché il vino va rotteato in senso orario. Quindi se un vino sai che ha grandi caratteristiche, se noi vogliamo in pochissimi minuti scoprire il vino, lo ossigeniamo in senso orario e in un attimo è quello che avresti in 3 ore. Ok, non stiamo qui adesso, il Coriolis, appunto, lo scienziato francese del 1800, ha fatto capire che in Australia non possono bere roteando in senso orario, ma devono per forza berlo in senso orario, per avere al massimo la loro specialità. Se loro vengono e degustano il loro vino, e degustano un vino semplice, nostro, e ci fanno come per loro così, rischiano di snervarci. Un vino del genere no. Un vino del genere ce lo aprono e ci permette di andare avanti con l'ossigenazione. Senti questo vino, dopo avergli fatto 2 giri in senso orario. Come? Beh, intanto si è aperto totalmente. Intanto è davvero ben aperto. Intanto. Un bel rosso rubino intenso. Un 2016 che ancora questa nota vivida, bella, bella, veramente bella, al naso una potenza, sì, una potenza incredibile, grande ricchezza, diciamo che ripetiamo, amplificate certe sensazioni che ho detto prima per il Rocarubia, per quanto riguarda Rocarubia, in realtà le sentiamo amplificate e sentiamo ancora dei mazzetti di erbe mediche appassiti qui, sentiamo il cioccolato che emerge ancora di più, qui c'è una nota quasi amaricante a livello olfattiva,
c'è proprio una ricchezza di frutti rossi maturi, ma c'è questa complessità, una componente che a livello olfattivo è inebriante, potremmo definirla quasi inebriante. È veramente molto profondo, molto complesso. Sono d'accordo. L'utilizzo dei legni. Sono d'accordo sulla, come dire, elevazione ulteriore di ciò che abbiamo già detto prima per il roccarrubio, un'amplificazione delle cose. È maturo. È pronto. Allora, mentre prima il Terre Bruno entrava e aveva bisogno, entrava che era perfetto. È un vino che masichi, sapidità, spallacida, mineralità che ti ritorna, tutti i profumi che abbiamo detto amplificati, l'amaretto, esce tutto, la caramella d'orzo, la cannella, la noce mosca, ma è talmente complesso che magari fra mezz'ora ne sentiremo tanti altri, mi spiego. Che dire? Ma sono persistenti però, abbastanza. Molto persistenti. Che dire, un aneddoto molto carino su questo vino potrei fare. Nel 2000 eravamo a Bordeaux, c'era la gara tra i migliori vini dolci da dessert, quindi in terra di Francia, Sauternes, Barsac, Montbéliard, c'erano tutta una serie di vini importanti, io avevo una platea di giornalisti francesi, di importatori e distributori francesi e dissi, siamo in Francia, non è che possiamo fare le pecorelle, anche se noi in Sardegna abbiamo 5 milioni di pecore, poco il lioncino lo potrei fare, chiacchierando con loro, dissi, sì, penso che questo vino non si spaventi davanti a un Grand Sauternes. Per quanto possibile. Tu sei il direttore commerciale. In tre parole, quando vendi il vino della cantina in tutto il mondo, perché tu giri un po' tutti gli ambiti, gli angoli sperduti anche del mondo. Tre parole, quattro parole per dare una sintesi di questi vini. Allora, sicuramente sono unici perché il territorio è unico, ma i territori sono unici tutti, quindi noi parliamo della nostra unicità. Siamo in una zona dove gran parte dei terreni sono esclusivamente sabbiosi. Siamo in una zona dove ancora oggi esistono le piante, le viti a piede franco. Siamo in una zona dove la distanza dal mare è veramente molto molto importante, con addirittura arrivare fino a vigneti che degradano verso il mare. Di conseguenza, quello che secondo me ci distingue è appunto tutte queste cose messe insieme e questa influenza del mare, sia nei bianchi sia nei rossi, quindi questa sapidità importante che, come dire, è caratteristica dei nostri vini. Le rende unici.